mattina dopo. Sì. Fuori da qua così? Sì. Anche se secondo me... Allora, faccio il video così poi al limite puoi estrapolarti se vedo lo stesso la casettina. Vai, vai, ti seguo. Che entriamo. Location, il Signore degli Anelli. No, dai. E qua l'entrata, mi sa. L'altra parte. Un piccolo break per la dentiera. Per i nostri giocatori preferiti. Siamo pronti per la sauna? No. Poi faccio vedere il buco dove dormiremo stanotte. Che è molto meglio di quello di ieri notte. Zitti. No, dai, dai, non stiamo a dirlo. E poi guarda il video anche lui. Pareto. No, dai. Zelensky pronto per la... Esatto, è vero, Zelensky è tornato. Allora, Zelensky, finché si cambia... Questo è l'extra dell'ostello che comunque fa parte di un hotel, quindi minimo indispensabile per il massaggio. 5 stelline per un'ora a testa, ecco. Sauna, idromassaggio, bagno turco, doccia. Privacy massima. Esatto, privata. Vedete che dobbiamo essere nel tondo. Ma Dio santissimo, se ci voleva proprio questo. Ah, ah, wow! Ah. Dopo tutta la sofferenza dei 2 giorni passati, questa è felicità. That's life! Allora, cena di stasera con... Qualcosa. Parecchio. Sandwich con un tacchino e insalata. Dr. Pepper. Questi sono gli insetti a portare a casa. Bottiglielle. Sidro al gusto... questo che cazzo di gusto è? È un mix di frutti forse. Non vedi se ce n'è uno si capisce lì davanti. Mela, quello cazzo, potrebbe essere sidro di mela. Comunque era l'unico locale che c'era. E non quindi... c'è di che cos'è, di mix di frutta. E quindi la scelta è ricaduta su questo sidro locale. Poi abbiamo birra, la... anche questa. Lager, loro, questa è fatta proprio qua, cioè sarà 5 km, paesino. Qua in mezzo ai monti. 4,7% alcolica, leggerina. Panino col pollo. Il panino chicken tikka e lettuce. Fascia in testa. Fascia in testa, bandana. Lucetta per un minimo di set. E luce. Il set cinematografico. Eh sì, cazzo. Adesso dai, iniziamo a mangiare, poi vediamo il resto, il vediamo resto. Cazzo, è buono. Sì. È un po' fruttata, tipo. Allora, me... potrebbe essere interessante. Sì, assaggio. Ma già profumo strano. Mm. Ma poi in realtà sembra una vice di gusto. Allora, continua la cena con una degustazione di pastries. Sì. Chicken e chorizo. Che... Non so. Che è salame spagnolo. Salame spagnolo. Allora, come facciamo? Metà? Sì, puoi anche strappare, guarda. Eccolo lì. C'è un po' di chorizo, vedo. Classica tipo pasta sfoglia, no? Sto prendendo il più grande che riesco a dieta. Però bisogna dire perché mangiamo sta roba qua. Non solo per i soldi, ma anche perché alle 9:20 in pratica c'erano tutti i ristoranti chiusi. Quindi l'unica... Chiudono alle 8:30. Una delle poche cose aperte era lo Spar. E quindi, allì, pastries a go go e via. Questo invece... E quello è pollo e curry. Pollo e curry dovrebbe essere, sì. Ecco, queste qua ovviamente scaldate sarebbero una bomba. Eh sì. Ecco, questo si rompe alla perfezione. Si vede già il colore. Soprattutto questo caldo, mamma mia, col questo curry è una caldo è una bomba. Questo dobbiamo riprenderlo domani caldo per riprovare l'emozione. Domani mattina torniamo allo Spara. Vabbè. Beh. Se la vi. Se la vi. Cin, cin. Ah, che roba che costata. Mamma.
Beh, carino, senti lo stesso, dai, buono lo stesso. Momento del dolce, per me immancabile. Mirko, per fortuna, si ricorda il nome di queste due cose qua. Questi due tortini. Allora, questo è il spicy flapjack e questo è il plain flapjack. Ok. Questo ha caramello sopra, però non mi ricordo cos'altro aveva. È praticamente base di oats, che non mi ricordo cosa sono in italiano. Quello che mi hai chiesto tu prima. La cannella? No, oats, quella cosa che si gonfia con latte, mangiano al mattino tipo. Ah cazzo, l'avena. Bravo. Il padding. Dovrebbe essere l'avena. E padding il nome di quello a mangiare. Quello è padding, è un'altra roba, cioè come lo fai. Ah ok, pensavo fosse uno sport anche il padding. Paddle. No, quello è paddle o il curling, un misto tra paddle e curling. Okay. Padding. No, questo qua dovrebbe avere sì caramello e cos'altro ha sopra che non mi ricordo. Questi fiocchi di... saranno pezzi di qualcosa, sono duretti. È un cioccolato qualcosa, se non mi ricordo male. Buono. Beh, insomma, comunque è base di caramello, alla fine. Sì, sì, caramello, dai, di cannella. Attenzione, attenzione, il più porco di tutti, purtroppo, come sempre. Diego, ti prego, fai vedere bene perché... cioè, il mattone. Sì, troppo tentato di prendere... cioè... Allora, questo qua è un blocco di cemento, ragazzi. Ma si vede bene perché... Si vede benissimo. Cioè, c'ha un peso incredibile, porca puttana. Cioè, sembra un sasso, di uno. Sì. Beh. Potrebbe essere un'arma, ecco, vediamo. Cioè, è pazzesco. Ok. Io lo assaggio, ragazzi. Di cioccolato. Cazzo, sono due strati... Cosa c'è dentro? Ma penso a brownies. Brownies. Secondo me è tipo brownies. Cioccolato, marshmallow centrale e probabilmente questo è caramello. Sembra, sì. Cioè, per un porco come me è una figata. Però... Sì, mangi uno di questi e c'è posto per zuccheri per 7 anni, i prossimi questo 7 anni. Questo ci puoi campare 2 settimane. Cioè, un pezzettino al giorno ci fai 2 settimane, ma... Buonissimo, però... Mattone, fammi assaggiare un pezzettino. Oh, è buonissimo, è incredibile. Spezzamene uno. Ma sì, dai un morso, pezzettino, no? Dai un morso, Mirko, fai morso. Prima, se no lo spacchiamo o lo despiamo. No, è buono, sì. È buonissimo. Minchia. Mamma. Soddisfatto, quanto pare. Cioccolato, brownies, marshmallow e caramello, cioè, per un goloso... c'è tutto. Cioè... È completo. È l'orin del... non so, del diabete, bro. Incredibile. Boh, metti via con l'arma letale. Mamma mia.